Igor, molto contento che tu mi abbia chiamato qua a parlare di vini, vorrei capirci qualcosa di più. Figurati, siamo qui per questo. Questo è il top e l'eccellenza della produzione italiana. Devo dire che quest'anno è stato un anno memorabile. L'annata 19 è stata bellissima, difficile per altri motivi, ma la natura ha lavorato alla grande. Iniziamo perché non vorrei perdere tempo. Poggio Argentiera, questo è Poggio Raso, Toscana Cabernet Franc. Ah, qui siamo alla celebrazione anzitutto del territorio da cui nasce questo vino, il Grossetano, la magnifica Maremma, questo dispandersi di luce senza alcuna altura o con colline molto dolci che non filtrano i raggi solari. E qui il Cabernet Franc rende veramente un vino di potenza aromatica. Il Franc senti come fragoleggia, come ha proprio del fiore, a differenza del Sauvignon che è più morbido, qui proprio si effonde con fragranza straordinaria. Un vino tra l'altro molto dosato nel rapporto con le note di legno, tu lo senti, questo è sviluppato il legno, ha toccato solo legno nuovo. E poi la cosa meravigliosa è che a questa concentrazione, a questa potenza, il palato ti dà una morbidezza incredibile con queste note di vaniglia che fuoriescono sospinte dalla forza del frutto maremmano. Veramente un vino eccezionale. Confermo, la vaniglia si sente moltissimo e non si sente, anzi non è fastidioso il legno. Assolutamente, una delle doti, l'uva. Una delle doti di questi vini, così, che io chiamo archetipici, è proprio quella di dare il massimo in tutti i sensi, quindi ci vuole un grande frutto di base per raggiungere questi risultati, ma ci vuole anche uno sviluppo enologico tale da non artare in nessun modo. Diciamo che archetipici, che è bellissimo, però spieghiamo per le masse, L'archetipo è il modello di riferimento perfetto, quei vini che quindi hanno quei parametri di consistenza. Guarda questo vino, guarda il colore di questo vino, la ricchezza dell'uva che ha dato vita a questo vino enorme. L'acino ha secreto tramite radici tutto quello che poteva dagli elementi che lo hanno maturato, quindi un colore pazzesco. Vabbè, comunque Archè, primo esemplare, esatto. Archetipo, primo. E allora quelli che hanno i parametri così alti diventano gli archetipi, ma la cosa bella è che tutti questi vini massimizzano i parametri, quindi molto consistenti, straordinariamente equilibrati, perfettamente puliti, e solo quando hai queste tre condizioni senti le differenze dell'uva. E allora passiamo al secondo. Secondo. Almeno io. Secondo è il Cuvée 16. Cuvée 16 sta per 16 gradi alcolici, quindi immaginate la concentrazione dell'uva per raggiungere questi gradi alcolici. Lo sviluppa un'azienda, Botterre, che sta performando all'estero in modo straordinario. Questi sono Primitivo e Negramaro, selezioni delle migliori uve, quindi la Puglia che si esprime a livello. Questo è il famoso blend. Senti quanto è ancora più fitto, quello volava aereo. Qui questa la densità è ancora più grave perché l'estratto è Primitivo. Ma perché, allora, io ho letto e mi sono incuriosito, ci sono 20 blend premiati con 99 punti. Blend è la possibilità che hanno i produttori di miscelare diversi tipi di uva per ottenere un dato risultato enologico. E da questi incroci si può variare il profumo del vino, si possono ottenere dei richiami a frutti, che ne so, più carnosi, ciliegiosi, oppure se selezioni delle partite mature, arrivi alla prugna, cioè il produttore di vino ha una tavolozza di vini. Non si perde la territorialità? No, perché tutti i singoli addendi sono frutti dello stesso territorio. Anzi, la rafforzi, però tu di ogni singola voce di frutto raccogli quella migliore. Che so, per dirti, questo produttore avrà avuto la disponibilità di 1000-2000 ettolitri di Primitivo e di Negramaro, ha preso i migliori e li ha uniti, quindi ha unito le doti più espressive del territorio, più limpide e più pure, con un risultato anche qui di morbidezza palatale incredibile, perché questo è un vino che ha un tannino eccezionale, eppure morbido perché c'è la giusta morbidezza dell'uva. La Proina Vini, il Morante Primitivo di Manduria 2018, vediamo un po'. Anche allora, una bella bottiglia. Anzitutto dietro, come vedremo nel corso dell'assaggio, dietro a un grande vino ci sono sempre persone fisiche, umane, che io chiamo i fautori, che amano il vino e che venerano l'uva e la terra da cui proviene. In questo caso parliamo di Teodosio d'Apolito, che è l'enologo che sta dietro a questo vino, che è uno tra i più fini, tra i più eleganti nella congiunzione delle sue magnifiche spezie col suo frutto di base. Senti che ha un profumo di molto diverso dagli altri. Sì, ha un profumo di crema di cappuccino. Sai la schiuma del cappuccino che ha quella dolcezza? È vero. La vaniglia si sente il frutto. E anche qui un vino di concentrazione estrema che però quando è al palato
accarezza le papille della lingua, non aggredisce né con punte acuminate, acide o amare, e quindi però si chiude morbidamente. Un vino di persistenza eccezionale. Devo leggere quello che è scritto sul profumo. Le sensazioni che scrivo, che ho il tempo di poter descrivere, servono quanto più possibile a motivare te lettore a entrare in contatto con questo vino. Come lo si oda spergersi qualsiasi altro vino al confronto, parrà in estratto vuoto e silente in tinta e dolcezza di profumo. Beh sì, poi si gioca con i sensi, nel senso silente in tinta vuol dire che non ha tinta, però per descrivere questo ho usato un termine acustico, questa è la sinestesia un po' del vino, no? Che porta, ragionando sulle sensazioni che senti, a poterle descrivere nel modo più atto a muoverti. Perché se tu leggi una cosa e dici cacchio questo che ha detto, allora quel vino ti va di accostarlo, di conoscerlo, di entrarci. Cioè è importante la motivazione, no? Beh, io penso sia, per chi ha la passione essenziale del vino, penso che siano queste le cose che rendono un vino attraente. Gliela fai venire. Perché a me, appunto, è quello. Cioè, l'idea di oggi di poter assaggiare tutto quello che ho letto è stato straordinario.